L'Abruzzo al Vinitaly non è solo vino ma è anche cibo. Ne parliamo con Nicola Dauria, presidente del Movimento Turismo del Vino Abruzzo, perché proprio qui nel nostro padiglione c'è Abruzzo Street Food, che è una novità assoluta per l'Abruzzo. Sì, diciamo che ringraziamo, come ho detto giorni fa, l'assessorato perché ha dato fiducia al Movimento Turismo del Vino, che promuove ormai da anni il territorio, la gastronomia e chiaramente il vino. Siamo sempre più convinti che dietro, per promuovere bene il vino, abbiamo bisogno di promuovere il territorio. Per promuovere il territorio abbiamo bisogno di promuovere i nostri prodotti gastronomici, che sono unici e i numeri ci danno ragione. Oggi un grandissimo afflusso e ringrazio veramente tutti quelli che hanno creduto in questa idea di fare Abruzzo Street Food, cibo di strada del nostro territorio. E abbiamo le pallotte cacio e uva, abbiamo la porchetta, abbiamo gli arrosticini, non ci manca proprio nulla, c'è anche la pasta fatta a mano. E non solo, oltre alla pasta fatta a mano, quest'anno abbiamo portato come novità assoluta le braciole di Guardia Grele, le famose braciole di cavallo, quindi che vengono servite nel classico cartoccio. Sono particolari piatti della nostra tradizione e che sicuramente sono un ottimo biglietto da visita per far sì che poi le persone possano venirci a trovare nella nostra meravigliosa regione. Domanda scontata, abbinamento cibo-vino. Sì, chiaramente abbinamento cibo-vino, i vini del Movimento Turismo del Vino che sono andati in degustazione durante la giornata di oggi, che i 50 produttori associati alla nostra associazione hanno potuto far assaggiare ai nostri amici che ci vengono a trovare nel padiglione Abruzzo. Quanti ticket avete staccato? Medio. Tanti. Diciamolo. Ma mi sembra, stavamo vedendo, circa 700 ticket solo, quindi ci siamo quasi bruciati quasi il 40% di quello che prevedevamo, quindi un grandissimo successo. Ma il presidente del Movimento Turismo del Vino Abruzzo che cosa consiglia come abbinamento con le corde di frate? Corde di frate, sicuramente un bel cerasolo d'Abruzzo per non sbagliare mai, famoso cerasolo anche perché è un vino, diciamo, io dico inimitabile, poche persone possono copiarci con questo vino. E con invece le braciole di Guardia Grele, carne di cavallo? Un grande Montepulciano d'Abruzzo perché le braciole che hanno quella leggera piccantezza è comunque una carne ben strutturata, credo che un bel Montepulciano d'Abruzzo sia il suo bicchiere giusto. Pallotte cacio e uva? Ah, pallotte cacio e uva, sono indeciso tra un cerasuolo, ma oserei anche un pecorino, dai, per poter allargare la scelta. E infine gli arrosticini o il panino con la porchetta? Ovviamente continuiamo col Montepulciano d'Abruzzo. E in questo ricco menù non poteva certo mancare il dolce tipico d'Abruzzo, parliamo del parrozzo. Certo, il famoso parrozzetto che stiamo dando ad ogni persona o amico che viene a comprare il ticket, gli omaggiamo il famoso parrozzo d'Abruzzo di D'Amico, che tra l'altro ci è stato vicino su questa iniziativa e quindi lo ringraziamo. Quindi anche col dolce passito d'Abruzzo.